Guardi, io rappresento circa oltre 72.000 fisioterapisti sul territorio nazionale e sicuramente quella del fisioterapista è una delle figure cardine del Servizio Sanitario Nazionale. Il grande ospedale va interpretato non come una monade indipendente, ma come quella struttura che sia capace di colloquiare con il territorio in modo continuo, in maniera tale da fornire il più possibile risposte più adeguate possibili al cittadino, che resta il fulcro della nostra azione. Nel grande ospedale ci sono dei servizi che non possono non essere erogati all'interno del grande ospedale. Io immagino, da fisioterapista, tutta quella riabilitazione post intervento cardiovascolare, post evento neurologico. Una volta poi ci chiamavano eroi quando nelle riabilitazioni, nelle rianimazioni ci bardavamo e andavamo a fare riabilitazione respiratoria per la terribile pandemia che ci ha preso. Nei grandi ospedali quegli eventi attesi possono essere nell'immediato trattati nel migliore dei modi, prendendo come accezione l'abbandono del vecchio loop prestazionale, ma per andare incontro a un sistema di presa in carico del paziente, del cittadino, che poi dovrà necessariamente essere dirottato, esternalizzato, per così si può dire, sul territorio, dove strutture, anche in questo caso, dovranno essere capaci di prendersi in carico i bisogni dei cittadini e interpretarli e dare le migliori risposte possibili ai loro giustissimi quesiti di salute. Proposte: innanzitutto l'utilizzo della tecnologia, che solo nei grandi ospedali la tecnologia, e le parlo da fisioterapista, è possibile interpretarla nel giusto modo, ma è importante che i professionisti siano messi in grado di utilizzare questa tecnologia e siano, e già lo sono, responsabili dei percorsi che loro mettono in atto nella cura dei loro pazienti, anche nell'utilizzo della tecnologia digitale.